Secondo l'Eurostat siamo i migliori in Europa per la gestione dei rifiuti. Vicino a Bologna c'è un'azienda specializzata in metalli che dà lavoro a 200 persone e ha un fatturato di 400 milioni di euro e che è di fatto un giacimento che ci fa risparmiare tonnellate di materie prime. L'azienda a gestione familiare e coniuga tradizione e innovazione. La tradizione è cernire i metalli a mano, l'innovazione è macinarli e separarli per raggiungere i più alti gradi di purezza con la tecnologia, come questo. In questo impianto entrano rifiuti metallici come le auto qui alle mie spalle e sempre da qui ogni anno escono 200.000 tonnellate di metalli pronti a rientrare nel ciclo produttivo. Noi siamo una miniera moderna, cioè non scaviamo nella terra ma scaviamo nei rifiuti per trarre materie prime che rientrano nel ciclo produttivo. Per fare questo serve dell'energia, sicuramente meno energia rispetto a ricavare i metalli dalle rocce. Ma questa energia in qualche modo dobbiamo fornirla noi ai nostri impianti e lo facciamo ultimamente con gli impianti fotovoltaici. La nostra bolletta elettrica è qualche milione di euro all'anno, ma grazie agli investimenti che abbiamo fatto col fotovoltaico riusciamo a risparmiare fino a un 40% dei costi. Tra le innovazioni, come il mercato auto va verso l'elettrico, noi abbiamo cominciato a lavorare a riciclare i motori elettrici. Motori elettrici che prima andavano in Cina, quindi sottraendo anche risorse all'Italia e all'Europa, mentre adesso riusciamo a frantumarli e a creare dei prodotti pronti per le fonderie locali, con grossi vantaggi ambientali ed economici.